Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Juve. Ragazzi, sono passati ormai quasi due giorni, quasi 48 ore dalla sconfitta del Napoli col Barcellona, che ha decretato sia l'eliminazione dei partenopei che per noi, ragazzi, diciamocelo chiaramente, per come si comportano i napoletani nei nostri confronti e per l'arroganza e l'ignoranza del loro presidente, è pur sempre comunque un motivo per festeggiare. Soprattutto in una stagione un po' disgraziata, ecco. Ma ancora di più lo è se il Napoli viene eliminato e dà accesso alla Juventus al mondiale, alla Juventus al prossimo mondiale per club. Quindi, ragazzi, oltre a partecipare a un torneo che sicuramente sarà affascinante, prestigioso e soprattutto nuovo, per la prima volta partecipare all'edizione iniziale è comunque qualcosa di soddisfacente. E dà una grande soddisfazione, come detto, soprattutto in un momento di una stagione molto molto avara di soddisfazione, quindi è giusto prendercele. Però ragazzi, a distanza di 48 ore non si placa l'ira dei napoletani, non smettono di rosicare gli anti-juventini, quindi in generale ragazzi napoletani e interisti. Andiamo a vedere che cosa è successo, ma prima di tutto ragazzi vi chiedo un like a questo contenuto, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, perché è gratis e non vi costa assolutamente nulla, e azionate la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrò a produrre su questo canale. Ci chiedono di chiudere, quindi le chiedo magari un'ultima domanda. Il Napoli andrà al campionato mondiale per club o no? A me mi dispiace per Calvo, che fa parte della Juventus, credo perché che sia ancora qua. Mi dispiace perché diciamo l'altro anno loro sono stati così costretti, puniti dalla UEFA, che quest'anno li ha estromessi dalle coppe europee. Io, se dovessi battere il Barcellona e dovessi successivamente fare un pareggio e una vittoria, di diritto dovrei andare io, però dovrei andarci comunque, perché secondo me, mi dispiace per Calvo, la Juventus, se è stata eliminata dalle coppe europee, non dovrebbe essere nemmeno ammessa al campionato del mondo. Fermo restando che poi questo campionato del mondo ci creerà mille problemi per il successivo campionato nazionale. Allora ragazzi, avete visto subito le dichiarazioni di De Laurentiis, perché? Perché il tutto parte da qui, parte da queste dichiarazioni di De Laurentiis, che diciamo reputa il Napoli non per ragioni di campo, ma per ragioni astratte nella sua testa, la squadra che di dovere dovrebbe partecipare al Mondiale per Club. Perché? Perché la Juventus è stata squalificata. Un attimino, andando a dimenticare che lui a livello civile e penale sta subendo gli stessi procedimenti che stanno subendo i dirigenti della Juventus, soltanto che in un caso Kine ha deciso di lavorare, in un altro ha deciso di dormire e di attendere l'esito del processo, o meglio la prescrizione. Quindi c'è semplicemente questo, ma naturalmente lui tutto questo non lo ricorda, e da lì ragazzi parte un casino, perché poi sono un attimino tutti i giornalisti di fede napoletana, tutti i tifosi napoletani a indirizzarsi verso questa situazione col Napoli, che merita la qualificazione al Mondiale per Club, e la Juventus che deve stare fuori. A mettere poi il carico da 90 è il solito servizio da pagliaccio di Filippo Roma alle Iene, che va ad intervistare Calvarese, giustamente proprio una settimana prima va a intervistare Calvarese per quel famoso Juventus-Inter della stagione in cui la Juventus era allenata da Pirlo. Dovrebbe essere la stagione 2021, se non erro, stagione in cui la Juventus vince quella partita 3-2 con un gol sul finale per un rigore concesso a Cuadrado e trasformato dallo stesso rigore, che lo diciamo senza problemi, non c'era. Sta di fatto che si dimenticano tutti gli altri episodi all'interno della stessa partita che hanno sfavorito la Juventus, come il primo gol dell'Inter, che è assolutamente ridicolo, il classico rigorino, il secondo gol dell'Inter,
che avviene con la Juventus già in 10 con un fallo di Lukaku su Chiellini, prima ravvisato dall'arbitro e poi tolto dal VAR, come ultimamente gli accade spesso, ma soprattutto con una Juventus che gioca la partita 40 minuti in 10 per un'espulsione inesistente di Bentancur. Ma se proprio non si vuole ricordare tutti questi episodi, ragazzi, basterebbe ricordare che il Napoli arriva all'ultima giornata di campionato con un punto di vantaggio sulla Juventus e al Napoli sarebbe bastato battere in casa un Verona senza più pretese per questo campionato, un Verona imbottito di riserve, un Verona che non aveva, come detto, più niente da chiedere perché era salvo. Tra l'altro, il Napoli passa in vantaggio in quella partita, però poi il nostro amico Faraone, che quest'anno, diciamo, si è fatto ricordare per altre cose, in quella partita fece un gol determinante per le sorti della Juventus. Ma tutto questo viene dimenticato e la Juventus va al Mondiale perché c'è stato un errore dell'arbitro che ha ammesso anche l'errore, come detto, alle Iene. Quest'arbitro decide di terminare così la sua carriera commettendo quell'errore e facendo praticamente, secondo i napoletani, un regalo da 70 milioni alla Juventus, che se si va ad aggiungere all'eliminazione del Napoli dell'altra sera sono 120 milioni, perché 70 più 50. Questa naturalmente è la ricostruzione che ne fanno i napoletani. Ma perché, ragazzi? Perché? Perché si dimenticano che potevano tranquillamente battere il Verona, come si dimenticano che avrebbero potuto tranquillamente battere il Barcellona, mentre non ne sono stati in grado. Ma delle polemiche pre-partita passiamo anche alle polemiche post-partita. Perché se secondo i tifosi del Barcellona il calcio di rigore che tanto millantano i napoletani è una netta simulazione di Osimhen che si tuffa, per i napoletani quello è il calcio di rigore netto, andava fischiato, così come per tutte le moviole italiane, Cesare in primis a Mediaset va a dire che era un rigore clamoroso. Ragazzi, sinceramente per me quello è un rigore ridicolo, è un tocco su un piede, un rigoronzo, ecco, il classico rigoronzo, che naturalmente è non una cosa a cui appigliarsi quando tu hai beccato tre palloni, ragazzi, tre palloni dal Barcellona, quando tu hai beccato due gol in rapida successione. Cioè, voglio dire, la partita ha detto che il Barcellona è superiore a Napoli, ha dimostrato che il Barcellona è superiore a Napoli, ma naturalmente non tutti accettano questa cosa, e quindi i vari Alvino, Varriale, come state vedendo, io vi sto facendo scorrere mentre io parlo i loro post deliranti, il Pistocchi, e tutti vanno a dirci che questo Napoli meritava praticamente di vincere la partita, di passare al turno e di qualificarsi al Mondiale per club, ma semplicemente perché l'avversario è la Juventus. Perché sono certo e sicuro che se ci fosse stato un altro avversario in luogo della Juventus, tutto questo casino non ci sarebbe stato. Beh, anche per quello, ragazzi, che è più bello e più soddisfacente andare così al Mondiale, vederli rosicare in questo modo. Adesso, ragazzi, però, in tutta questa carrellata che vi ho presentato con tutti i napoletani che praticamente hanno rosicato, non può mancare il capitano di tutti gli andioventini, l'imbecille per eccellenza, che addirittura fa un post paragonando la Juventus a degli sportivi squalificati per doping, quindi ad Armstrong, a Ben Johnson, dice: a loro sono stati tolti titoli e medaglie con squalifiche a vita o per due anni, la Juventus è stata squalificata per un anno solo, però alla Juventus non sono stati tolti i punti ranking. Non si capisce perché, perché senza i punti ranking della stagione in cui la Juventus è stata squalificata, quindi stagione 22-23, il Napoli sarebbe già qualificato di diritto senza giocare col Barcellona. Questa, ragazzi, è il meraviglioso racconto di Zilian, il meraviglioso racconto degli anti-juventini napoletani, interisti o anti-juventini in generale, che stanno rosicando da due giorni. Perché? Perché la Juventus
con questi 50 milioni sistema un po' i conti, le cose iniziano ad andare meglio e magari, chissà ragazzi, l'anno prossimo, senza la palla al piede di Massimiliano Allegri, la Juventus riesce anche a giocare un bel mondiale. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questo rosicamento totale, fatemi sapere se state ancora, come me, godendo per questa qualificazione ai danni del Napoli. Quindi lasciate un vostro commento, massima condivisione di questo video in modo che tutti sappiano quanto sono ridicoli i nostri avversari e come rosicano, lasciamo le stigmate nella storia dei loro rosicamenti totali e fino alla fine ragazzi, contro tutto e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus!